Ma che cosa si aspetta la comunità di Monte di Procida da questo piano strategico? La comunità di Monte di Procida ha una forte vocazione all'accoglienza. Siamo stati definiti la terrazza sui Campi Flegrei, mette sul tavolo dei valori paesaggistici notevoli, importantissimi, alcune delle più belle vedute della Campania, quindi si aspetta di migliorare, perché è essenziale per lo sviluppo di questi aspetti, di queste ricchezze del nostro territorio, migliorare quello che è il sistema della mobilità e della viabilità locale. Quindi ci aspettiamo, in un regime di grande collaborazione e sinergia istituzionale, che si è consolidato già all'inizio della nostra esperienza con un lavoro proficuo su Via Torre Gaveda, una problematica enorme risolta però con delle tempistiche ristrettissime, proprio grazie alla grande collaborazione istituzionale che c'è stata, quindi sulla scia di questa voglia di collaborare e confrontarsi proficuamente, credo che andremo a valorizzare tutto quello che è il sistema della mobilità a Monte di Procida. Una mobilità che però tengo ad evidenziare sarà soprattutto pedonale, perché le persone, ci auguriamo, che verranno a Monte di Procida sempre più numerose, nella nostra visione strategica debbono abbandonare l'auto a valle e passeggiare attraverso Monte di Procida, quindi con la riqualificazione dei punti panoramici e dei percorsi e anche delle piazzette che si incontrano lungo la strada. Qual è il contributo che l'amministrazione comunale sente di poter dare alla definizione del piano nell'ottica di una definizione di una strategia condivisa ed armonica per lo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli? Il contributo dell'amministrazione può essere importante laddove, a mio avviso, è doveroso evidenziare le tipicità e le peculiarità di alcuni contesti territoriali. In questo senso la divisione e la suddivisione in zone omogenee ha un senso laddove si vanno ad esaltare gli aspetti comuni di alcuni paesi, ad esempio la zona Flegrea, Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e anche Procida, a mio avviso, hanno delle omogeneità, delle caratteristiche che le accomunano assolutamente importanti. E anche esaltare a volte le diversità, perché anche dall'esaltare le diversità possono essere dal confronto, possono innescarsi dei percorsi virtuosi. Monte di Procida, nella nostra visione strategica, in questo senso non sarà più l'ultima dei comuni flegrei, ma Monte di Procida ambisce ad essere la cerniera con le isole, quindi un vero e proprio punto di collegamento, proprio migliorando l'intero sistema della mobilità e della viabilità, un punto di collegamento importante con le isole, dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista culturale, anche per la filiera culturale, per ripensare una serie di iniziative e una serie di scambi che possono portare veramente un'osmosi di diversi territori con caratteristiche differenti. La città metropolitana ha inteso supportare il piano strategico anche con l'impiego di fondi importanti per la realizzazione di obiettivi individuati e condivisi con i comuni. Quali sono questi obiettivi del Comune di Monte di Procida? Abbiamo appreso con piacere di questa volontà. Si tratta anche di strumenti snelli, non farraginosi, quindi verosimilmente non troveremo quei meccanismi appesantiti, farraginosi, che spesso rallentano le azioni delle pubbliche amministrazioni, e questo è già un dato molto positivo che mi preme evidenziare. Ma questi contributi, che possono essere quindi spesi in tempi ragionevolmente brevi, noi intendiamo spenderli, come ripeto, sulla valorizzazione proprio delle strade, della viabilità, delle piazze, e abbiamo immaginato proprio un percorso dal monte al mare, quindi dalla parte alta di Monte di Procida alla baia di Acquamorta o agli altri punti, diciamo, bassi, vale a dire Miliscola e Torre Gaveda, anche la valorizzazione di queste porzioni di Monte di Procida, per noi importantissimo, attraverso la riqualificazione dei marciapiedi. E vediamo nel piano strategico, noi vogliamo esaltare questo valore del paesaggio legato anche al transito pedonale, perché, lo ripeto, chi viene a Monte di Procida ha percorso diversi chilometri, molto spesso il sabato e la domenica nel traffico, ha bisogno di lasciare un attimo l'auto e tutto lo stress che ha accumulato da una vita sempre più stressante e caotica di città, la mette da parte e passeggia per Monte di Procida. Saranno riqualificati quindi i punti panoramici, le piazzette e i percorsi pedonali per il raggiungimento del mare.